La sua santità è proprio un segno ulteriore della misericordia di Dio che ci viene incontro e ci ricorda che tutti siamo chiamati a camminare sulla strada della perfezione, sulla strada della santità. Non ci deve spaventare questa parola. Non dobbiamo pensare che la santità è solo per un gruppo di prescelti. La santità deve essere l'essenza di ogni battezzato, perché essere santi significa essere cristiani, cioè uomini e donne che decisamente si mettono alla sequela del Signore, lì dove il Signore chiama. E allora invochiamo questa sera l'intercessione di Padre Pio e della Vergine Santa, perché illuminati dalla parola che abbiamo ascoltato, possiamo proseguire anche noi con speranza il nostro cammino di perfezione, nella costante gratitudine a Dio per l'opera di salvezza e di redenzione compiuta proprio per i meriti di Gesù per ciascuno di noi. Il Signore, attraverso Cristo, tocca il cuore di ciascuno di noi. E quando Cristo ci tocca il cuore, ci salva, ci guarisce. Chiediamo allora di fare questa esperienza profonda di fede. Sia lodato Gesù Cristo.